Oggi in occasione della scomparsa di Cilla Sacconi, cioè marciale del Santo Nome, quindi oggi per tutti i vaccinati e gli aspiranti vaccinati è un giorno molto importante, un giorno fondamentale. Quindi, come dicevo, in onore della scomparsa di Cilla Sacconi, leggeremo un articolo di Luca Calma Favù, che si intitola Letta Pazza di Scelga Staccuno. Quindi parleremo un po' di Scelga Staccuno e poi vedremo anche il resto del mondo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il trapasso di Shila Dasakur, gli ultimi giorni della vita di un grande santo devoto, incarnazione dei santi nomi del Signore, in tutta Kama Prabhu. Se visitate la città di Puri, nel golfo del Bengala, troverete tra alberi di palma e piccole case un santuario di Purma, che segna il luogo dove il grande santo di si sedeva da solo o con un amico devoto e adorava Krishna. Là egli trascorreva quasi tutto il giorno e la notte, cantando soltanto il mantra Hare Krishna. Ripeteva dolcemente le sacre sillabe ora dopo ora, tenendo il conto sul suo japa, fino a che, molte ore dopo il tramonto del sole, i santi nomi avevano attraversato le sue labbra non meno di 300.000 volte. Non lontano dall'eremitaggio isolato di Haridas Thakur, vivevano Sri Chaitanya e i suoi seguaci che cantavano a voce alta il mantra, diffondendo le glorie di Sri Krishna. La gente onorava Sri Chaitanya come un devoto straordinario e solo poche persone sapevano che era un'incarnazione di Krishna, Dio la persona suprema, e che era venuto in questo mondo per diffondere il canto del mantra. Dato che Haridas Thakur era pienamente dedito al canto del mantra, Sri Chaitanya si sentiva particolarmente affezionato a lui e lo accolse nella sua cerchia di compagni più intimi. Spesso Sri Chaitanya e i suoi seguaci facevano visita ad Haridas Thakur. Un giorno il servitore personale di Sri Chaitanya, Govinda, portò in dono ad Haridas Thakur del prasada, cibo vegetariano offerto prima a Krishna e che poi viene distribuito. In India i devoti del Signore, per tradizione, dividono il prasada tra loro per esprimere amicizia spirituale. Govinda voleva offrire questo prasada ad Haridas Thakur, ma vide che era disteso e stava cantando Hare Krishna molto lentamente. «Per favore, alzati e mangia prasada», disse Govinda. «Oggi digiuno», disse Haridas. «Non ho ancora tempiuto il mio voto quotidiano di recitare 300.000 volte i santi nomi. Come potrei mangiare in buona coscienza?» Un attimo dopo però Haridas riconsiderò la faccenda. «Tu mi hai portato del maprasada», disse, «perciò non posso certo rifiutarlo». Allora offrì alcune preghiere e prese una piccola porzione di prasada. Il giorno successivo Sri Chaitanya stesso andò a far visita ad Haridas Thakur.
Con grande premura egli gli disse: Haridas, stai bene? Haridas si inchinò davanti al Signore e rispose: Il mio corpo sta bene, ma la mia mente e intelligenza non stanno bene. Il mio problema è che non riesco più a finire il numero dei santi nomi che mi sono impegnato a cantare. Sri Chaitanya cercò di consolare Haridas. Ora sei anziano, gli disse, puoi ridurre il canto. Hai già fatto più che a sufficienza per diffondere le glorie dei santi nomi di Krishna in questo oscuro mondo materiale. Ma Haridas Thakur rimase triste. Aveva qualcos'altro in mente. Mio signore, egli disse, ti prego, ascolta la mia supplica. Sento nel cuore che metterai presto termine ai tuoi passatempi in questo mondo e tornerai alla tua dimora spirituale. Prima che venga quel momento, permetti gentilmente al mio povero corpo di cadere morto ai tuoi piedi di loto. Non voglio essere testimone dei tuoi ultimi giorni. Sri Chaitanya rispose gravemente: Mio caro Haridas, Krishna è così misericordioso che farà qualsiasi cosa tu voglia. Ma la mia felicità è tutta dovuta alla tua presenza con me qui a Puri e non va affatto bene che tu te ne vada lasciandomi qui. Haridas non era ancora dissuaso. Afferrando i piedi di Chaitanya piangeva: Mio signore, non illudermi. Tu hai milioni di devoti più utili di me. Se un insignificante insetto come me muore, che perdita sarà mai per te? Inoltre tu sei sempre affezionato ai tuoi devoti e sebbene io sia solo un'imitazione di un devoto, spero ancora che soddisferai il mio desiderio. Poi Sri Chaitanya abbracciò Haridas Thakur e dopo aver concordato che sarebbe tornato il giorno successivo, partì per svolgere i suoi doveri di mezzogiorno. Il giorno successivo il Signore tornò con tutti i suoi associati e vedendoli Haridas Thakur si inchinò con profonda umiltà. Sri Chaitanya disse: Mio caro Haridas, quali sono le buone notizie? Haridas rispose: Mio Signore, la buona notizia è qualsiasi misericordia tu mi possa concedere. Sentendo questo, Sri Chaitanya iniziò un grande canto collettivo del mantra Hare Krishna e tutti i suoi associati circondarono Haridas Thakur e si unirono al canto. Allora Sri Chaitanya iniziò a lodare Haridas Thakur per le sue sante qualità. Più il Signore lodava Haridas e più provava piacere. Tutti i devoti erano meravigliati e si inchinarono ai piedi di loto di Haridas. Poi Haridas chiese a Sri Chaitanya di sedersi davanti a lui e fissò gli occhi sul volto del Signore, simile alla luna. Mise anche i piedi di loto di Sri Chaitanya sul proprio petto. Mentre cantava i santi nomi del Signore, gli scendevano lacrime dagli occhi. In breve tempo morì. L'anima abbandonò il corpo. In quello stesso istante tutti stavano pronunciando i santi nomi di Krishna e Sri Chaitanya fu sopraffatto dall'estasi spirituale e dall'amore per il suo devoto defunto. Sollevò il corpo di Haridas e tenendolo in grembo danzò in estasi nel cortile. Tutti i devoti si unirono a lui nel canto e nella danza. In seguito i devoti deposero il corpo di Haridas su una portantina che portarono a spalla verso il mare. Cantarono per tutta la strada e Sri Chaitanya danzava davanti a loro. Raggiunta la riva, Sri Chaitanya bagnò il corpo di Haridas nelle onde e disse: Da oggi questo mare è un importante luogo di pellegrinaggio. I devoti scavarono una fossa sulla spiaggia e vi collocarono il corpo di Haridas. Poi Sri Chaitanya comincia a coprire il corpo con manciate di sabbia, cantando Haribol, Haribol, cantate il santo nome del Signore. I devoti presero a cantare e vi gettarono sopra dell'altra sabbia. Poi costruirono una piattaforma per segnare il posto. Sri Chaitanya cantò e danzò tutti intorno alla piattaforma e tutto l'universo si riempì della vibrazione del santo nome di Krishna. Dopodiché Sri Chaitanya e i suoi devoti nuotarono e giocarono nel mare. Infine Sri Chaitanya andò al tempio di Jagannath, il signore dell'universo, Krishna, per chiedere prasada a tutti i negozianti vicini al cancello principale. Vi chiedo del prasada per un festival che celebra la morte di Haridas Thakur, disse il signore. Per favore, datemi l'elemosina. Intensamente compiaciuti della richiesta del signore,
Tutti i negozianti si fecero avanti con grandi ceste di prassada. Ma Svarupa Damodara, uno dei principali devoti del Signore, a un certo punto li fermò. E dopo che furono tornati ai loro negozi, lui e gli altri devoti raccolsero tutto il prassada offerto e alcuni servitori lo portarono a Sri Chaitanya. Allora, dopo aver chiesto a tutti i devoti di sedersi in fila, Sri Chaitanya in persona cominciò a distribuire il prassada. Dato che non aveva l'abitudine di mangiare poco, in ogni piatto mise tanto prassada quanto era sufficiente per 5 persone. Dopo un po' i devoti pregarono il Signore di sedersi e di lasciare che fossero loro a servire. Quando il prassada fu servito, tutti i devoti aspettarono che Sri Chaitanya iniziasse a mangiare, per poi cominciare a loro volta. Tutti erano completamente sazi, perché Sri Chaitanya invitava continuamente i servitori a distribuire di più. Quando tutti ebbero terminato, Sri Chaitanya offrì ai devoti ghirlande di fiori. Poi con gioia informò i devoti che chiunque avesse assistito alla festa per la morte di Haridas Thakur, chiunque avesse cantato e danzato, chiunque avesse gettato sabbia sul corpo di Haridas Thakur e chiunque avesse mangiato prassada, avrebbe ricevuto presto la misericordia di Krishna. Il Signore lodò Haridas Thakur dicendo: essendo misericordioso con me, Krishna mi ha dato la compagnia di Haridas Thakur, ma ora ci ha separati. Quando Haridas volle lasciare questo mondo, non poté fermarlo. Lasciò la vita, se ne andò e basta. Ora senza di lui, questo mondo ha perso il gioiello più prezioso. Sri Chaitanya ordinò poi a tutti: dite tutte le glorie ad Haridas Thakur e cantate il santo nome di Krishna. Dopodiché Sri Chaitanya ricominciò a danzare e tutti cantarono e danzarono con lui. Infine Sri Chaitanya si accomiatò da tutti i devoti con un sentimento misto di felicità e tristezza e andò a riposare. Certamente Sri Chaitanya e i suoi associati erano addolorati per la morte di Haridas Thakur, ma sapevano anche che era tornato da Krishna nel mondo spirituale e per questo ne gioirono. Vicino a Puri, in un boschetto non lontano dal mare, si erge un piccolo tempio grigio di Krishna, il tempio di Totagopinath. Andando da questo tempio verso il mare, lungo la riva troverete il Samadhi, la tomba di Haridas Thakur. Là i devoti tengono ogni anno una festa per onorare il suo trapasso. Sul muro del Samadhi una lassa di marmo porta un verso del grande devoto Bhaktivinoda Thakur. Esso spiega perché Sri Chaitanya e i suoi devoti poterono gioire per la morte di un grande Vaishnava, un grande devoto del Signore. Sbaglia chi afferma che i Vaishnava muoiono quando tu vivi ancora nel suono. I Vaishnava muoiono per vivere e vivendo diffondono ovunque il santo nome. Jai, Haridas Thakur ki jai. Come dicevamo, oggi è una giornata molto importante per tutti i Vaishnava, per tutti gli aspiranti Vaishnava, in cui si celebra la dipartita di Haridas Thakur. Ricordiamo, Haridas Thakur è Namacharya del santo nome. Namacharya vuol dire l'acharya, colui che insegna con l'esempio. Nama, il santo nome. Ogni giorno diciamo Namachari Haridas Thakur ki jai, quindi ogni giorno, più volte al giorno glorifichiamo Haridas Thakur. E chi è Haridas Thakur? Sappiamo dagli eterni passatempi di Krishna, che quando Krishna giocava con i suoi pastorelli, Brahma rimase confuso nel vedere Krishna che giocava con i pastorelli, voleva dimostrare a tutti che era solo un bambino, che non era la persona suprema, e quindi decise di rapire i pastorelli, i vitelli. E c'è anche un passatempo molto intimo che spiega perché Brahma fece questo. Nel vedere Krishna che giocava con i suoi pastorelli, ci fu un momento in cui Krishna voleva assaggiare una bevanda che aveva Madhumangala, che è uno dei pastorelli, e Madhumangala era molto goloso e allora ne aveva poca di questa bevanda. Disse a Krishna: no, oggi non te la farò assaggiare, la porterò domani. E quindi Madhumangala incominciò a bere questa bevanda
E Krishna, poiché voleva assaggiarla, gli diede un colpo da dietro, e quindi quando uno beve e qualcuno ti prende, ti dà un colpetto da dietro, fra virgolette, sputi quello che hai bevuto. E Krishna, scherzando, beve da qui, dalle labbra di Madhumangala. Allora Brahma, nel vedere questo gioco, disse: no, non è possibile, non possono adorare questo bambino come Krishna, come la persona suprema. Ora dimostrerò a tutti chi è. E quindi confuso e anche orgoglioso del potere, dimenticando chi gli aveva dato questo potere, decise di rapire i pastorelli e Gopa per un anno. E dopo un anno, quando tornò, vide che era esattamente tutto come prima, e quindi capì che Krishna e quel bambino è veramente Krishna, la persona suprema. E a mani giunte supplicò il perdono di Krishna e disse a Krishna: io voglio essere sempre assorto nel canto dei tuoi santi nomi. Allora in quel momento Krishna apparve come Sri Chaitanya e gli disse: allora scenderai con me e sarai sempre assorto nel canto dei santi nomi e apparirai come Haridas Thakur. E qui appare Haridas Thakur, il nostro l'acciaria dei santi nomi. Durante la vita di Haridas Thakur ci sono tantissimi passatempi che sottolineano la grandezza, la purezza di questo santo devoto, che è appunto l'incarnazione dei santi nomi del Signore. E perché l'incarnazione dei santi nomi del Signore? Sappiamo che cantava costantemente i santi nomi del Signore. Uno dei suoi passatempi, uno dei tanti passatempi molto conosciuti di Haridas Thakur, è quando proprio in virtù del fatto che continuava a cantare i santi nomi, le persone incominciarono a essere, alcuni brahman incominciarono a essere invidiosi, perché Haridas Thakur non proveniva da una famiglia di origine brahminica. E quindi in virtù di questa invidia nei confronti di Haridas Thakur lo portarono dinanzi al governatore, al Kasi, per farlo processare. E dopo questo processo la risoluzione fu che Haridas Thakur sarebbe stato colpito, bastonato in 22 piazze di mercato. Questa era una cosa molto brutta, nel senso avrebbe lasciato il corpo dopo tutta questa violenza. E quindi c'erano queste due persone con un fisico molto possente che erano incaricati di bastonare Haridas Thakur in 22 piazze di mercato davanti a tutti, quindi una cosa proprio barbara, molto bassa. E quindi quando Haridas Thakur viene portato in queste piazze, le persone più pie non volevano vedere un grande santo bastonato e quindi imploravano la misericordia al governatore, al Kasi. Addirittura alcune persone anche ricche erano disposte a pagare qualsiasi somma pur di non permettere questa bastonatura davanti a tutti. Ma il Kasi e il governatore erano risoluti, volevano far vedere a tutti che Haridas Thakur avrebbe sofferto. E quindi incominciano a bastonarlo. E Haridas Thakur continua a guardare queste persone che lo bastonano, questi due uomini così con questo corpo così possente, con grande compassione, con grande amore, perché e prega Krishna di perdonarli, perché non lo sanno quello che fanno. Quindi anziché essere arrabbiato, essere offeso, lui prova amore e compassione per queste persone che lo stanno torturando. E arrivano alla 22esima piazza di mercato e Haridas Thakur è ancora sano, è ancora vivo. E questi due uomini così forti sono sfiniti
sfiniti fisicamente perché non hanno più la forza di fare niente, anche sfiniti perché non si capacitano di come sia possibile che Rastaku sia ancora vivo. Dicono solitamente al massimo dopo 3 piazze una persona lascia il corpo. E tu invece sei ancora vivo e quindi sarai la causa della nostra morte e della morte della nostra famiglia. Perché se non riusciamo a toglierti la vita, noi saremo puniti. Allora Ridastakul nel sentire ciò dice, quindi io sono causa di sofferenza per voi. E allora lascia immediatamente il corpo. Sembra che abbia lasciato il corpo. E il suo corpo diventa così pesante che questi due uomini così opulenti non riescono neanche a trasportarlo davanti al governatore, al caso, diventa così pesante. E un attimo dopo il corpo di Ratatakou diventa leggerissimo e allora lo portano dinanzi al governatore, al caso, per far vedere che Ratatakou è morto. E allora dopo questo ci si chiede, adesso dove dobbiamo mettere questo corpo? E allora c'è chi dice dobbiamo sotterrarlo, ma il caso è governatore, sono così meschini che non vogliono che venga sotterrato e dicono buttatelo nel Gange come spazzatura. E quindi questi uomini cosa fanno? Portano il corpo di Ratatakul e lo gettano nel Gange. E mentre nel Gange Shri Ridastakur riprende i sensi perché non aveva lasciato il corpo. Quindi cosa fa? Riprende i sensi e dove torna? Torna lì in queste piazze di mercato davanti a tutti. Quindi i due uomini che l'avevano così colpito, il governatore e il Kasi, nel vedere ritornare Ridastakur, che continuava a cantare i santi nomi, i due uomini chiedono completamente perdono e si gettano ai suoi piedi di loto. Dicono, tu sei un santo, perdonaci per quello che abbiamo fatto. E così anche il governatore e il Kasi chiedono perdono ad Ridastakur. Comprendono chi è Ridastakur, questo santo, questo grande devoto. Un altro passatempo che i devoti conoscono, il passatempo in cui Ridastakur, appunto in virtù del fatto che era così misericordioso e ispirante per tutti, altre persone invece con una mentalità demoniaca provavano invidia. Quindi un brahmana nel vedere le sue qualità, Vaishnava prova invidia e allora chiede a una bellissima donna, una prostituta, di confondere, di farlo cadere dai suoi doveri spirituali, dal canto dei santi nomi. Quindi chiede a questa bellissima donna, giovane, di andare da Ridastakur, mentre lui sta cantando i santi nomi in questo posto isolato, e di farlo cadere. Quando lei arriva e va da Ridastakur così, così bella, quindi dice da Ridastakur, io sono venuta qui per te, io sono giovane, tu sei giovane, e Ridastakur dice, sì sì, ti soddisferò, però prima devo cantare i miei santi nomi, prima devo cantare il mio numero prescritto di giri. Quindi lei dice ti soddisferò, non spiegandole in che modo la soddisferà. E quindi passa il primo giorno. Arriva notte inoltrata e quindi questa bellissima ragazza dice adesso puoi soddisfarmi? E Ridastakur dice no, adesso devo ancora terminare i miei santi nomi, domani. E va avanti così per 3 giorni. Al terzo giorno anche questa bellissima ragazza che ormai non sa più cosa fare, anche lei incomincia a cantare i santi nomi e si getta ai piedi di Ridastakur e dice io sono venuta qui perché mi hanno chiesto di venire qui per farti cadere. E Ridastakur le risponde, questo lo sapevo già, ma sono rimasto solo per liberarti dall'identificazione col corpo e per darti l'amore per Krishna, Krishna prema. Quindi libera questa donna, non solo la libera, le chiede di rinunciare a tutti i suoi possedimenti materiali,
Si taglia i capelli, si mette un sari di colore bianco, che è il sari che indossano le donne dedite alla rinuncia, e le chiede di rimanere in quell'eremo e di continuare a cantare i santi nomi e di ispirare le persone. Così infatti lei diventerà una guida. E quindi Arida Sakur libera questa ragazza. Ed è molto importante comprendere, anche in virtù del verso che leggeremo dopo, perché Arida Sakur non è rimasto disturbato da questa bellissima ragazza. Mentre per esempio vediamo come Shiva, in un momento in cui era in meditazione, arriva a Parvati e lo disturba toccandogli le parti intime, e Shiva si concede a Parvati, Arida Sakur non cade. Perché non cade? Perché ha un gusto così forte, così sincero per il santo nome, che non ha bisogno di sperimentare nient'altro. E questa è la forza del servizio di devozione, questa è la forza e la potenza dei santi nomi di Krishna. Perché? Perché il nome di Krishna non è diverso da Krishna. E quindi Arida Sakur non cade sotto le lusinghe di questa bellissima ragazza. Non solo non cade, ma la libera. In un altro passatempo, a casa di Shiradveta, dove si incontravano tutti, il signor Chaitanya con tutti i suoi associati, erano presenti tutti. E allora sì, Chaitanya dice ad Aridas Thakur, Aridas, adesso ti farò vedere la mia opulenza. Allora gli dice, ti ricordi quando in quelle 22 piazze di mercato tu sei stato bastonato e colpito più volte? Ha detto, io ero pronto a discendere da Vaikunta col mio Sudarshan Chakra per mettere fine a questi due briganti. Ma Sudarshan Chakra non si poteva muovere, perché il tuo amore per queste persone, la tua compassione era così forte che il Sudarshan Chakra non poteva fare niente contro il tuo amore e la tua compassione per queste persone. E quindi io stesso, signor Chaitanya, mi sono disteso sul tuo corpo e tutte quelle bastonate sono arrivate su di me e ti ho protetto. E guarda, e gli fa vedere la spalla. Nell'udire la schiena, scusa, nell'udire e nel sentire ciò, Arida Sakur incomincia a manifestare sintomi d'estasi, a piangere per l'estasi. E comincia a glorificare il Signore, Chaitanya, dicendo, tu sei Krishna stesso, colui che libera, basta che uno si rivolge a te ed è completamente salvo. E Arida Sakur ricorda il passatempo di Draupadi, quando Durvasa Muni, spinto da Dhritarashtra, vuole andare con tutti i suoi discepoli, quindi 60.000 brahmachari, a mangiare a casa di Draupadi nella foresta. Lì c'è un passatempo molto speciale, perché in questa pentola ci poteva essere una quantità infinita di prasada, fino a quando i Pandava e Draupadi e non mangiavano. Nel momento in cui loro rispettavano la prasada, questo potere non c'era più. E quindi dopo che loro avevano finito e terminato tutto il prasada, Durvasa Muni dice a loro che sarebbe andato a rispettare prasada da loro con tutti i suoi associati. E quindi Draupadi ha paura, perché sa qual è il potere di Durvasa Muni, sa che è uno yogi molto potente, quindi ha paura per lei e per i suoi mariti. In quel momento appare Krishna, perché lei medita subito su Krishna, prendendo rifugio ai suoi piedi di loto e chiedendo aiuto a Krishna. Quindi appare Krishna, che arriva da Draupadi e le dice, c'è del prasada? E quindi Draupadi dice, no, non c'è il prasada, abbiamo finito tutto. Immaginatevi, doveva già pensare
a cucinare per Durvasa Muni e i suoi discepoli. Poi arriva Krishna e lei non sa come soddisfarlo. Allora Krishna dice: guarda bene se non c'è proprio niente, niente. E Drupada dice: no, non c'è niente, non c'è niente, è finito tutto. Allora Krishna dice: portami la pentola, fammi vedere. E nella pentola trova un pochino, un po' di resti del Samji. Quindi Krishna prende questi resti e si sente completamente soddisfatto. Noi sappiamo, grazie alle scritture, che quando Krishna è soddisfatto, tutti sono soddisfatti, perché lui è la fonte. Quindi in quel momento in cui Krishna si sente completamente sazio e soddisfatto, tutti i 60.000 discepoli brahmacciari di Durvasa Muni si sentirono completamente soddisfatti e pensarono: non possiamo andare a mangiare da Yudhisthira, perché lui è una persona santa, quindi sapendo che noi dobbiamo andare da lui, chissà che festa di Prasada avrà cucinato. E dicono: non possiamo, erano così sazi, così pieni. In quel momento Krishna dice a Bhima: vai da Durvasa Muni, dai suoi discepoli, e di che il Prasada è pronto. Bhima vede che non c'è niente pronto, però perché è un devoto di Krishna, quindi ha piena fede nelle parole di Krishna, si arrende e va da Durvasa Muni e dai suoi discepoli. E quindi dice: Durvasa Muni, Prasada è pronto, potete venire. In quel momento vanno via tutti i discepoli di Durvasa Muni, perché sono così sazi. E quindi Haridasa Thakura dice: a Draupadi è bastato prendere rifugio in te, pensare a te per essere completamente salvata, così come quando lei ha allungato il sari. E così Haridasa Thakura dice: basta prendere rifugio nei tuoi santi nomi e noi siamo salvati. Allora Sri Chaitanya gli chiede: adesso puoi chiedermi una benedizione, qualunque cosa tu voglia chiedermi. E Haridasa Thakura dice: non voglio benedizioni, l'unica cosa che ti voglio chiedere è che possa sempre, sempre prendere i resti del tuo prasada. E poi dopo aver detto questo dice: no, io non sono degno neanche di questa richiesta. E quindi dice, gli chiede che io possa sempre essere un cane o sempre comunque un servitore dei servitori dei tuoi servitori. Quindi i devoti, nel sentire questa richiesta, hanno tutti in estasi, incominciano tutti a cantare i santi nomi di Krishna. È per questo che Haridasa Thakura è il Namacharya dei santi nomi. Perché noi sappiamo dalle scritture quando si può costantemente cantare il santo nome, quando si ha questo livello di coscienza, quando si è pronti a dare rispetto a tutti senza aspettarsi nulla in cambio, quando si è umili e tolleranti, così come Haridasa Thakura ci ha insegnato. Per questo lui è l'acharya dei santi nomi e per questo oggi per tutti noi aspiranti Vaishnava è un giorno fondamentale. Dobbiamo prendere tanta ispirazione dalla vita santa di Haridasa Thakura, il nostro Namacharya, dei santi nomi, perché solo questo stato di coscienza ci permette di cantare costantemente i santi nomi del Signore. Kirtanya Sadari, Sada, costantemente. Hari, i nomi di Krishna, il nome di Hari. Hari vuol dire colui che ti libera, colui che ti salva. Haridasa Thakura è un esempio per tutti noi, per tutti i Vaishnava. In questo giorno così importante dobbiamo implorare la misericordia di Haridasa Thakura per avere un briciolo, una briciola di gusto per il santo nome, per il canto e l'ascolto delle glorie di Krishna. Noi sappiamo che solo ed esclusivamente grazie alla misericordia dei puri devoti noi possiamo continuare a essere impegnati nel servizio devozionale, nel canto dei santi nomi. Senza questa misericordia, senza la misericordia degli acciari, senza la misericordia del maestro spirituale, senza la misericordia dei puri devoti, non potremo fare nulla di tutto quello che facciamo. Non potremo cantare santi nomi, non potremo seguire i principi, non potremo vivere in un tempio. Questa è solo la misericordia dei nostri maestri, degli acciari. Quindi oggi bisogna intensamente
implorare la misericordia di Charidas Thakur, di farci sviluppare o perlomeno di desiderare di avere una briciola di gusto nel canto dei santi nomi e nell'ascolto delle glorie di Krishna. Non sono differenti la forma, il suono, è tutto Krishna. Parlare di Krishna significa essere in associazione con Krishna. Così come è spiegato quando cantiamo i santi nomi, Krishna sta danzando sulle nostre labbra, sulla nostra lingua. Per questo è importante che questo canto del santo nome sia un canto puro, così come ogni mattina elenchiamo le 10 più importanti offese che si devono evitare quando si canta o si recita la mantra di Krishna. Perché è importante? Perché grazie a un canto attento e libero dalle offese, solo così si può raggiungere Krishna Prema, l'amore per Krishna, e il Das Thakur è l'esempio di una vita dedita al canto dei santi nomi di Krishna. Quindi oggi dovremmo continuamente meditare sul Das Thakur e sull'importanza del canto dei santi nomi di Krishna. Noi sappiamo dalle scritture che per quest'epoca di Kali non c'è altro modo se non cantare i santi nomi di Krishna per ottenere Krishna Prema, l'amore per Krishna e la liberazione. Questo è il metodo per quest'epoca. Quindi oggi dobbiamo meditare su questa santa figura di Haridas Thakur e implorare appunto, come dicevo prima, la sua misericordia. E grazie alla misericordia di queste personalità sante che noi possiamo continuare a impegnarci nel servizio devozionale. Jai. Haridas Thakur ki jai. Leggo il verso del Bhagavatam. Leggiamo anche il verso del Bhagavatam. Oggi stiamo continuando il canto quinto, l'impeto creatore, il capitolo tredicesimo, che è la continuazione del dialogo tra Re Raghuvan e Jadabharata, e il verso di oggi è il 18. Allora, Drumeshu Ramsyan Suta Dara Vatsalo Vyavaya Dino Vivasha Sva Vandane Kvachit Pramadad Giri Kandare Patan Valim Gritva Gaja Bita Astita. Allora, Drumeshu Ramsyan Suta Dara Vatsalo Vyavaya Dino Vivashasva Bandane Kvachit Pramadad Kirikandare Pata Valim Gritva Gaja Bita Astita. Drumeshu Ramsyan Suta Dara Vatsalo Vyavaya Dino Vivashasva Bandane Kvachit Pramadad Girikandare Patan Valim Gritva Gaja Bita Distita. Lumeshu Ramsyan Suta Dara Vatsalo Vyavaya Dino Vivashasva Bandane Vachit Pramadad Girikandare Patan Valim Gritva Gaja Bita Astita. Drumeshu, negli alberi o nelle case che sembrano alberi, dove le scimmie saltano da un ramo all'altro, Ramsyan, godendo, Sutadara Vatsala,
attaccati alla moglie e ai figli. Vyavayadina, di cuore povero, perché agisce sul piano del desiderio sessuale. Vivasha, incapace di lasciare. Svabandane, nei legami delle reazioni delle proprie attività. Kvacit, talvolta. Pramadat, per paura della morte imminente. Girikandare, in una caverna della montagna. Patan, cadendo. Vallim, i rami di un rampicante. Gitva, afferrando. Gajabuta, no scusatemi, Gajabita, per paura dell'elefante e della morte. Asita, rimane in quella posizione. Quando l'essere individuale diventa del tutto simile a una scimmia che salta da un ramo all'altro, rimane sull'albero della vita di famiglia senza altro guadagno che il sesso. Così viene preso a calci dalla moglie, proprio come capita all'asino. È incapace di trovare sollievo, rimane in quella posizione senza potersi liberare. A volte è vittima di una malattia incurabile, il che è come cadere in fondo a una grotta. Comincia a temere la morte, che è simile a un elefante al fondo di una caverna, e privo di aiuto si aggrappa a una liana o ai rami di un albero. Spiegazione di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? Jai. Nel verso vengono descritte le condizioni precarie della vita di un uomo di famiglia. Nella sua esistenza piena di sofferenze, l'unica attrattiva è per il piacere sessuale con la moglie, che lo prende a calci durante i rapporti sessuali, proprio come fa la femmina dell'asino. A causa dei continui rapporti sessuali, l'essere cade vittima di molte malattie incurabili. E allora, per paura della morte, paragonato a un elefante, rimane aggrappato ai rami di un albero, proprio come una scimmia. Quindi, quando l'essere individuale diventa del tutto simile a una scimmia che salta da un ramo all'altro, rimane sull'albero della vita di famiglia, senza altro guadagno che il sesso. Così viene preso a calci dalla moglie, proprio come capita all'asino. È incapace di trovare sollievo, rimane in quella posizione, senza potersi liberare. A volte è vittima di una malattia incurabile, il che è come cadere in fondo a una grotta. Comincia a temere la morte, che è simile a un elefante al fondo di una caverna, e privo di aiuto si aggrappa a una liana o ai rami di un albero. Vishnu Paraya Krishna Prashaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gora Vani Pracharine Nirvishesha Suya Vadi Pashyati Adesha Swamine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gora Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Stiamo leggendo la continuazione del dialogo tra il re Raugana e Jadabharata. Jadabharata sta istruendo il re Raugana, quindi sta parlando della foresta, sta paragonando questo mondo materiale a una foresta. E in modo particolare in questi versi parla dei risultati di una vita dedita alla gratificazione dei sensi, alla ricerca del piacere dei sensi. E perché parla così tanto, perché sottolinea così tanto l'aspetto sessuale, no? Qua parla anche nella spiegazione qua Prabhupada dice l'unica attrattiva è il piacere sessuale con la moglie, perché noi sappiamo che questo mondo materiale, in realtà uno dei nomi di questo mondo materiale è Maitunya Hagara, le catene della vita sessuale. Perché questo piacere viene paragonato a delle catene che ci tengono legati a questo mondo materiale. Così come un prigioniero,
quando in carcere dietro le sbarre, queste catene, queste sbarre lo tengono imprigionato. Così questo piacere, questa ricerca della gratificazione dei sensi ci tiene imprigionati in questo mondo materiale. Uno potrebbe dire, ma che male c'è? Che male c'è nel stare con la propria compagna, il proprio compagno? Che male c'è nell'usare questo corpo che sappiamo, come dicevamo ieri, è già predisposto per la ricerca del piacere, così come è predisposto per indulgere negli intossicanti, nel mangiare cibi che non sono definibili neanche cibi. Che male c'è? Il male c'è nel senso che questa ricerca della gratificazione dei sensi non solo porta una sofferenza una dietro l'altra, così come il piacere sessuale porta tante malattie, non c'è neanche bisogno di stare ad approfondire l'argomento, perché è talmente evidente, talmente palese, che semplicemente non merita neanche tanto tempo, si sa quante e quali malattie comporta una vita dedita a un piacere sessuale incontrollato. Ma questa ricerca ci fa credere, questa ricerca al godimento ci fa credere di essere questo corpo, e quindi se noi crediamo di essere questo corpo, quindi ci identifichiamo come il goditore, come colui che deve provare piacere, siamo completamente avvolti dall'ignoranza e quindi siamo costretti a prendere un altro corpo. Perché siamo costretti a prendere un altro corpo? Perché con questa coscienza non si torna a casa da Krishna. Perché Krishna stesso ce lo dice nella Bhagavad Gita. Come si torna da lui? Quando si è puri. Puri vuol dire quando si è liberi da questi desideri. Finché continuiamo a alimentare questi desideri con una vita dedita alla gratificazione dei sensi, ci allontaniamo dallo scopo della vita. E qual è lo scopo della vita? L'adorazione a Vishnu, l'adorazione a Krishna, così come Prahlad Maharaj dice nel settimo canto del Bhagavatam. Qual è lo scopo ultimo? Lo scopo è la realizzazione spirituale, ossia tornare a casa. Altrimenti questa vita è completamente sprecata. Pur avendo un corpo umano non lo stiamo utilizzando come dovremmo. Ricordiamo, il corpo umano è l'unico che ci permette di porci delle domande, così come all'inizio del Vedanta Sutta noi subito leggiamo: ci si deve interrogare sulla verità assoluta. È per questo che abbiamo questa forma umana, perché possiamo interrogarci sulla verità assoluta, ma se non siamo interessati a questo, vuol dire utilizzare questo corpo male, al minimo. È come avere una macchina molto potente, una bellissima macchina con cui possiamo fare tanti chilometri, possiamo andare chissà dove, in garage, che non la usiamo come dovremmo, e così è questo corpo. Questo desiderio di godere, questa lussuria, è semplicemente l'amore distorto che noi all'origine abbiamo per Krishna, perché l'essere vivente, noi in sostanza, siamo puri e liberi da queste inclinazioni, ma a contatto con la materia, a contatto con la passione, questo amore per Krishna diventa lussuria. Così come il latte a contatto col tamarindo diventa yogurt, così siamo noi. Questo originale amore per Krishna, che è presente nel cuore di tutti gli esseri viventi, perché noi siamo anime spirituali, a contatto col guna della passione diventa lussuria, diventa desiderio di godere. Allora Arjuna, nella Bhagavad Gita, chiede a Krishna, fa una domanda molto intelligente. Infatti Prabhupada nella spiegazione dice:
La domanda di Arjuna sulla natura perversa degli esseri viventi è particolarmente interessante, perché Arjuna dice: che cosa spinge l'uomo a commettere azioni colpevoli anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto? E Krishna risponde: è lussuria soltanto, nata al contatto con l'influenza materiale della passione e poi trasformatasi in collera, è il nemico devastatore del mondo intero e la fonte del peccato. Quindi qui Krishna ci spiega, così come già da Bharata sta spiegando a Maharaj Raugana, che questa lussuria, questo desiderio di godere, questa ricerca della gratificazione dei sensi, nasce dal contatto con la passione e poi si trasforma in collera. Si trasforma in collera perché uno si arrabbia perché non riesce a soddisfare, non riesce a trovare la vera soddisfazione, perché non si può trovare una vera soddisfazione in qualcosa che è temporaneo. Quindi c'è la collera, dopo la collera c'è la frustrazione. Quindi questo è proprio, Krishna ci fa il grafico della caduta. E questa lussuria è il nemico devastatore del mondo intero e la fonte del peccato. Quindi per peccato si intende proprio agire contro la nostra stessa natura. Cosa significa? La nostra natura è quella di eterni servitori di Krishna. Ma se noi agiamo per godere, allora stiamo agendo in maniera peccaminosa. Wow. Ok, e quindi per questo già da Bharata sta spiegando a Re Raugana come bisogna liberarsi da questi attaccamenti. Io vi ringrazio tutti, ringrazio i devoti e tutte le persone che ci stanno seguendo. Vi ricordo oggi, vi invito a meditare su Haridas Thakur, sulla sua divina scomparsa, e di dedicare la giornata al canto dei santi nomi. Jai Shri Haridas Thakur ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Auguro a tutti una felice giornata cosciente di Krishna. Hare Krishna. Sankirtan Jai Radhe Ganya.